La notte non porta consiglio, nonostante la seduta straordinaria del parlamentino cittadino si sia protratta fin quasi alle 3 del mattino. Consiglio richiesto dai gruppi di minoranza con una mozione unitaria, tranne per il consigliere Lorenzo Folcieri che va per conto suo. Quello che nella sostanza veniva richiesto al sindaco e alla giunta era un impegno per imprimere un decisivo cambio di rotta nella gestione della sanità spezzina, richiedere alla regione, nelle more della realizzazione del nuovo ospedale, un piano di investimenti sull'attuale rete ospedaliera, in particolare sul Sant'Andrea, oltre che un rafforzamento degli organici a tutti i livelli. Infine, ciò che chiedevano le opposizioni era sostenere in tutte le sedi la ripresa e la prosecuzione del progetto del nuovo ospedale del Felettino. A presentare la mozione, il consigliere di Leali a Spezia Guido Mellei, che ha chiesto, tra le altre cose, la costituzione di una specifica commissione. Sant'Andrea sappiamo che è condizione diversa, San Bartolomeo di Sarzana sicuramente non è ascoltato al meglio. Abbiamo bisogno di interventi sui servizi di pronto soccorso, di emergenza, senza più interventi in tampo. Ma questo scatto, questa inversione di tendenza che chiedete al sindaco, perché non avete chiesto che hanno fatto negli anni passati? È la risposta piccata dell'assessore alla sanità Gianmarco Medusei. A questo punto è il consigliere Baldino Caratozzo ad avviare la discussione, secondo il quale non può esistere una buona sanità nella nostra nazione se non esiste una buona democrazia. È lì stato a lutto Baldino, così come Guerri, consiglieri a 5 Stelle e quelli della Lega, in segno di protesta dopo il veto del Presidente della Repubblica sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia. Per il capogruppo della Lega, Lorenzo Viviani, le critiche costruttive sono sempre ben accette, altra cosa sono gli attacchi strumentali. Si tratta di un'azione politica che anziché ammirare alla tutela della salute dei pazienti e al miglioramento del sistema sanitario regionale, ha come unico obiettivo gettare discredito sulla nostra parte politica. La parola passa quindi di nuovo alle opposizioni con Massimo Lombardi, consigliere di Spezia Bene Comune, per il quale su un tema come la sanità c'è bisogno di tutto meno che di divisione. Vedere come le procedure all'interno dell'ASL ci sia poca trasparenza, ci siano falle nel controllo. Al termine del dibattito la proposta di Lorenzo Folcieri di un documento unitario per dare un segnale di unità anche alla cittadinanza su un tema così importante. Proposta respinta, così come quella della minoranza, mentre passa l'ordine del giorno della maggioranza.